Platone profeta. Può sembrare uno scherzo, eppure c'è un'antica tradizione cristiana nella patristica greca che identifica due antichi testamenti che preparano all'unico Nuovo Testamento. Un antico testamento degli ebrei, quello dei profeti e dei patriarchi, di Abramo, Isacco e Giacobbe e tutti gli altri profeti. E quello greco, che è un antico testamento dei filosofi, di Socrate, di Platone e di Aristotele e di tutti gli altri filosofi, che in qualche modo hanno anticipato la verità totale. Su che base? Sulla base del fatto che il principio che ispira i profeti è quel medesimo logos che fa sì che i filosofi possano parlare della verità. E questo è vero soprattutto per Platone. Platone fu visto già dai platonici di età imperiale come un Mosè greco, ma lo stesso Mosè fu pensato come un filosofo degli ebrei. Ora, è vero che la profezia è qualcosa che era molto diffuso anche nel mondo greco. Pensiamo a Cassandra nell'Iliade, alla Sibilla o alla Pizia nell'oracolo di Delfi. Però in Platone stesso troviamo molti elementi, sia di natura etica sia di natura metafisica, vicini al cristianesimo e alcuni veramente sorprendenti, come per esempio l'idea che l'uomo giusto che si scontra con l'uomo ingiusto, dopo aver sofferto ogni male, verrà crocifisso per la salvezza della sua città. Naturalmente Platone sta pensando a Socrate che viene effettivamente condannato a morte per la sua battaglia contro i sofisti di Atene, ma questa idea può essere posta sullo stesso piano della vita concreta di Gesù che si scontrò contro i farisei di Gerusalemme e per la stessa ragione fu condannato a morte.